Il nostro viaggio ci ha portato a Roma, che è il simbolo della fede cattolica in tutto il mondo. Questa è la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme e qui dentro è sepolta una bambina che si chiama Antonietta Meo, mai da Nennolina. Nennolina potrebbe diventare la santa più giovane non martire della storia della Chiesa. Abbiamo ricostruito per voi la storia. Madonnina, non basta che te l'ho detto una volta che ti voglio bene, ma te lo ripeto, te ne voglio proprio tanto di bene. E ti prometto che da oggi in poi sarò sempre buona. Antonietta Meo è una bambina romana, nasce il 15 dicembre 1930, ultima di quattro fratelli, due dei quali non videro nemmeno la luce. Anche Antonietta avrebbe sorriso per poco tempo ai suoi genitori. Chiuderà gli occhi a soli 6 anni, in un caldo giorno di luglio del 1937, dopo una lunga agonia a causa di un tumore osseo. È stato Benedetto XVI a dare il via nel 2007 al processo di beatificazione. Questa bambina, che tutti conoscono come Nennolina, potrebbe essere la più giovane santa non martire della storia della Chiesa. È in moto perpetuo, dicevano le suore dell'alunna dolcissima e birichina, che pure rivelava un dialogo con Gesù sorprendente per maturità e confidenza. Per questo, così piccina, appena imparato a scrivere, si firmava Antonietta di Gesù. In questa scuola Nennolina ha studiato e ha frequentato un anno la prima elementare. Jingle baby, stay up all night. The things you could do, you won't, but you might. Quando la bambina ha 5 anni, si rivela la terribile malattia che in meno di un anno la porterà in cielo. The promises you'll only make. Una mattina a scuola, Antonietta gioca in cortile con le sue compagne. Inciampa, sente che la gamba non la regge più e cade. La diagnosi è impietosa, un osteosarcoma incurabile, per cui dovrà subire l'amputazione della gamba. Sono queste le piccole stampelle che la accompagneranno da allora, a scuola e nei suoi giochi. La malattia lei la vive serenamente. Gli fu amputata la gamba, eppure lei continuava a venire a scuola, a voler giocare, a stare con gli altri bambini. Quando ad esempio gli chiedevano come stai Antonietta, lei rispondeva sempre sto bene. Questa serenità ha spiazzato molti, anche più tardi, quando la malattia comincia ad essere. Vive le sue sofferenze con una forza disarmante, in un'epoca in cui non ci sono antidolorifici abbastanza potenti. E questo lo testimoniano i medici e le infermiere. Antonietta sorride sempre, nonostante il male le opprima il petto e la tosse soffochi il suo respiro e la sua voce. Neppure la mamma riesce a comprendere quanto grande sia il male da sopportare. Chiede al medico come fare per aiutarla, ma non le danno speranze. Gesù, io vorrei queste 3 grazie. La prima, fammi santa, e questa è la cosa più importante. La seconda,
dammi delle anime. La terza, fammi camminare bene. Veramente questa non è molto importante. Non dico che mi ridai la gamba. Quella te l'ho donata. Oggi l'unica persona vivente che ha conosciuto Nennolina e può raccontarci di lei è Caterina. Sei stata sempre vicino a me, la portavo all'asilo, la portavo a scuola, la portavo... E poi gli piaceva tanto anche a giocare. Caterina all'epoca era stata accolta nella famiglia Meo per aiutare in casa e badare alle figlie. Con lei Margherita, la più grande, e Antonietta crescono, giocano e scherzano insieme. Sotto casa avevamo il cortile, c'era il giardino, insomma. Andiamo, no, ma io c'ho da fare, c'ho da fare quello. Ma lo fai dopo, ti aiuto io, mi diceva. Oggi Caterina ha 92 anni. Vive nella sua casetta in un paesino d'Abruzzo e ancora si commuove a parlare della sua piccola amica. La donna ricorda anche qualcosa di molto speciale per una bambina, dei segni, delle visioni mistiche. Dopo mi dice un giorno che quando andava su a salire lo scalino dalla chiesa, gli era caduta una rosa davanti, dall'altare. Ma io non avevo, sarà stata sull'altare. No, Caterina, sull'altare non c'erano fiori, avrebbe detto. Non c'erano fiori. Allora io l'ho raccolta, cioè, e l'aveva messa sopra all'altare. Però lei era rimasta un po' scioccata, diciamo, che gli era caduta sta rosa davanti, mentre che sui vasi non ci stavano. E allora ci raccontava questa, quando gli capitava un episodio, allora lo raccontava questa. La casa di Nennolina è stata abitata fino all'anno scorso dalla sorella Margherita, morta novantenne. Il signor Bruno Valente, che ora vive qui, ci ha permesso di ricostruire la stanza da letto di Nennolina, il 236. Vivo qui dal 1991, quando ho sposato, sono un nipote acquisito di Margherita, la sorella di Nennolina. Col tempo sono venuto a conoscenza di Nennolina. Quando ho letto le cose di Nennolina, all'inizio dice: ma questa bambina, santa. Man mano che l'ho conosciuta, io però non ho più dubitato della serietà delle considerazioni su Nennolina, non dico del suo senso mistico, dei suoi valori religiosi, proprio della validità dei sentimenti di questa bambina. In questa casa abbiamo trovato tanti oggetti appartenuti alla piccola, oggetti preziosi per la memoria e per la fede, che siamo in grado di mostrarvi per la prima volta in televisione. C'è la medaglietta del giorno della sua prima comunione, una ciocca di capelli, i suoi dentini da latte e perfino un osso della gamba che le è stata amputata, conservata così, semplicemente in questa scatola. E poi c'è il bambinello, sotto cui metteva le letterine che aveva scritto. Antonietta iniziò a scrivere le sue letterine nel settembre del 36, dunque... non aveva 5-6 anni e queste letterine all'inizio le dettava la mamma perché non sapeva scrivere. Gesù, vieni presto nel mio cuore, che io ti stringerò forte forte e ti... Gesù, voglio che tu resti sempre nel mio cuore. Adesso se ne conservano 162, più altri pensierini.
quello che caratterizza queste letterine è che sono scritte in una forma tipica dei bambini, un parlato immediato con le frasi staccate, ma il pensiero non è mai banale. Offriva i suoi dolori per la conversione dei peccatori, e sempre con il suo linguaggio infantile, ma con un'insistenza: Gesù, dammi per questo molte anime, dammene tante. Mio buon Gesù, dammi delle anime, dammene tante. Te lo chiedo volentieri, te lo chiedo perché tu le faccia diventare buone e possano venire con te in paradiso. Anche Caterina ricorda come Ninnolina, nonostante l'età, prendesse sul serio il suo rapporto con Dio. Su, Caterina, sono proprio violento. Ma tu sempre con questi fioretti, sempre con questi fioretti mi sono stufata, Gli dicevo io. Ora gli la trattavo così, ma sempre scherzando. Ma i fioretti sono soldi per comprare il paradiso. All'inizio dell'estate del 1936, Antonietta si aggrava. Bisogna operarla. Un martirio per quel corpicino. Provano a somministrarle l'estrema unzione. Non ancora, dirà, è troppo presto. Quando però le spiegano che questo sacramento aumenta la grazia, allora offrirà i palmi delle mani al sacerdote perché li unga con l'olio santo, recitando le preghiere e baciando il crocifisso. Vedrai che presto usciamo e andiamo al mare. No, non voglio uscire da qui. Fra 10 giorni o fra qualche meno di ora. Era destinata a morire. E con filo di voce parlava, rispondeva. L'ultima parola, l'ultimissima parola, e poi è morta. Ha detto: sì, Caterina, prego sempre per te. Tutte le robe. Ce l'ho ancora più. Antonietta, vuoi benedire la mamma? Mamma, papà e Dio. Antonietta si spegnerà esattamente 9 giorni e 11 ore dopo quella predizione, che non fu la sola. La mamma e il confessore testimonieranno di visioni ed estasi confidate dalla bimba come si trattasse di una cosa normale. Il corpo di Antonietta Meo ha riposato per tanti anni nel cimitero del Verano di Roma, fino al 1999, quando viene traslato nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, dove Antonietta era stata battezzata. Il nome di Ninnolina è amatissimo dal popolo di Roma, ma nel libro che raccoglie le richieste di grazia e le preghiere dei fedeli sono tanti i nomi stranieri. Antonietta accompagna le persone che soffrono, appare in sogno a chi chiede serenità e pace in ogni parte del mondo. Antonietta era morta in odore di santità, tanto che conversioni e grazie accompagnarono quella morte. Un momento importante fu la ricognizione dei resti mortali di Antonietta e della traslazione di questi resti all'interno della Basilica di Santa Croce. Ci fu una sorpresa tra gli esperti che trovarono ad esaminare questi pochi resti che erano rimasti. Il rinvenimento in mezzo alle ossa integro del cuore. Tra le molte testimonianze di grazie che giungono da ogni parte del mondo,
c'è la storia singolare di un'artista romana, Igina Balla, nata e cresciuta nello stesso quartiere di Nennolina. Diciamo che è stato un incontro fortuito, perché io, pur essendo parrocchiana di Santa Croce in Gerusalemme, in realtà non avevo mai notato questa cappelletta che sta sulla sinistra della chiesa, un po' in semioscurità, e quindi questa bambina non l'avevo mai presa in considerazione. Un giorno d'estate di 7 anni è in viaggio con un'amica e il figlio. Uno schianto violento con conseguenze gravissime. Igina resta in coma 40 giorni. La mia amica è morta sul colpo, mio figlio che era al centro ha riportato pure lui un po' di vari danni. Non mi sono resa conto di a un certo punto di quello che era successo, perché sono entrata subito in coma. Sospesa tra la vita e la morte, Igina avrebbe visto il volto di una bambina che le sorrideva e la prendeva per mano. Al risveglio inaspettato, miracoloso, il suo primo pensiero sarà per quella bambina il cui volto aveva visto nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, e decide di scolpire un ritratto in segno di profonda gratitudine. Senz'altro ho pensato che Nennolina mi avesse aiutato, e posso testimoniare che, come mi si racconta che ero, se non ci fosse stato un piccolo aiuto, non credo che oggi sarei qui a parlare di questo. Antonietta fu proclamata venerabile da Benedetto XVI, quindi le sue virtù furono riconosciute, e si è adesso in attesa di un miracolo, di modo che anche Antonietta potrà essere finalmente beatificata. Quindi Antonietta sarà la più piccola beata nella storia della cristianità. Caro Gesù bambino, tu sei santo, tu sei buono. Aiutami, fammi questa grazia.